Salve ancora una volta, qui di nuovo il vostro Sant'Enchan che vi saluta come sempre. Cari amiche ed amici, cari amiche ed amiche ed amici, cari amiche ed amici, un po' incasinato di YouTube. Qui ancora una volta vi saluta il vostro Sant'Enchan. E passiamo al video del giorno. Nel quale vi racconto delle aneddote che mi sono state ispirate un po' anche da Matteo Montesi, che io seguo moltissimo. Quindi un grande saluto al nostro caro amico Matteo Montesi e congratulazioni del suo successo. Proprio quello che lui ha comunicato ultimamente nel suo profilo di Facebook e nella sua pagina web pagina è che gli hanno rubato il cellulare venendo a Roma. Allora, in molte persone molto generosamente si sono offerte di comprargliene uno. Io mi devo scusare se la risoluzione dei miei video è una chiavica, ma è perché sono disoccupato. Quindi magari qualcuno vorrebbe regalarmi un cellulare anche a me. C'ho un cellulare nuovo, cioè me l'ha regalato mia madre per il Natale 2015 e compleanno 2016, che compio gli anni il 26 gennaio, ed è un Motorola Moto X seconda generazione. Ma quello che succede, qua c'è la custodia di plastico semi rigida o morbida, quello che succede a questo cellulare è che quando mi filmo con la camera di dietro da 13 megapixel, aggiornamento Motorola, dispositivo è aggiornato. Strano, perché io non gliel'ho chiesto l'aggiornamento, da dove è venuto fuori? Boh. Quando mi filmo con la camera di 13 megapixel succede che i video vengono troppo pesanti. Poi per adesso ho dei problemi con il cavo USB, quindi devo fare con AirDrone e non si trasferiscono mai i video. Quando registro, filmo video con la camera davanti di 2 megapixel in full HD, lo stesso vengono molto pesanti. E quindi l'ultimo video che ho fatto l'ho fatto con la camera davanti, però succede che riuscendolo a appoggiare così, sembra strano, ma anche se in full HD, in pratica vengo mezzo busto o meno di mezzo busto, quindi penso che non è un grande spettacolo per chi guarda il video. E quindi dovrei tenere il cellulare molto lontano, ma poi vedrei molto piccolino. Poi ho questa filmatrice che è una Everio dual memory GZMS 130B, comprata nel 2010, però probabilmente di una generazione anteriore, della linea S. Che succede che filma in 720x480 e in 8,5 megabit megapixel 8,5 megapixel. E che succede che gli lascia un bordo nero tutto intorno. Allora, come avrete visto nel video Brexit che mi sono filmato con questo, poi ho cercato di dargli un formato 960x5 qualcosa, 520, non so. Succede che è venuto con una piccola cornicetta nera sopra, un piccolo rettangolo, perché ho cercato di ampliare il video, però non riesco mai a calcolare con l'editore di video. Poi non mi funziona più ultimamente il Windows Movie Maker, e quindi de devo usare un editore che ho scaricato gratis da internet, però anche con Everio ho problemi a filmarmi. Allora, gli unici video che vengono bene
perché poi gli passa un formato 960 per 720. Vengono con il cellulare che mi sto filmando, che è un Asha, un Nokia Asha 320. Quindi mi mancherebbero dei ricorsi più professionali per filmarmi, perché ho una chiavica di camera che, se mi filmo così, quello che viene è troppo ravvicinato. Se mi filmo, magari ecco, così c'è più distanza, no? Ma lo stesso non. Allora, innanzitutto mi sono venuti dei ricordi della mia infanzia. Uno dice: ma che cazzo c'entra? Hanno derubato Matteo Montesi del suo cellulare. Beh, io ho vissuto a Casalpaloco, fuori Roma, fuori dal centro di Roma. Io non so dove disgraziatamente lo abbiano dovuto derubare a Matteo Montesi, forse nella stazione Termini. Io vivevo fuori Roma, a Casalpaloco, poi andavo a Euro, Ostia, Ostia Antica, Ostia Lido, Infernetto, Azza, Acilia, San Giorgio di Acilia, Ostia Antica, Nettuno, Pratica di Mare, Anzio. E per fortuna in tutti quegli anni mai nessuno che mi ha derubato. Vabbè, senza voler discriminare, ma come dice Matteo Montesi, l'unico furto che abbiamo sofferto, forse due volte ci hanno rubato. Una volta, quando io facevo gli esami di maturità, siamo andati al centro, no? E in una stazione della metropolitana, degli zingari hanno borseggiato mia madre. Io gli dicevo: vieni a sederti con me. Lei: no, no, sto in piedi, stava vicino alla porta. Ebbene, gli hanno rubato il denaro, i documenti, tutto il casino di rifare le pratiche. Un'altra volta stavamo a Ostia Lido, in una panatteria dove ogni volta che andavo a comprare, non erano molte le volte, mi incontravo con Bud Spencer. Non c'era Terence Hill, ma Bud Spencer andava a comprare i brutti ma buoni, quei dolcetti che avevano la marina fuori e dentro. No, fuori le mandorle, mi sembra, e dentro la marena, che erano delle palline. Beh, mia madre un giorno va da quelle parti alla spiaggia, vicino alla commissaria o alla prefettura che c'è da quelle parti, e gli rompono il vetro per rubargli una borsa da spiaggia. Però, ecco, dal 99, dal 1999 che non vivo a Roma, e ne ho sentite di cotte di crude, tanto è così che adesso seguo in Facebook i miei concittadini di Casalpaloco e dicono che le condizioni di vita sono allarmanti, che non se ne può più. Una signora diceva, una ragazza: non mi sono mai entrato in casa, ma già a quanto va dell'anno ho avuto più di 3.000 euro per risistemare porte e finestre. Ai miei tempi questo non succedeva. Io a Casalpaloco ci ho vissuto dai 2 anni e mezzo, perché prima i miei genitori vivevano affittando un appartamento a Leon Pancaldo. Poi siamo andati a vivere vicino al drive-in quando io avevo 2 anni e mezzo. Quindi ci ho vissuto da 2 anni e mezzo ai 30 anni. E prima, non so se voi avete presente Leon Pancaldo, per andare a Roma, no? Al centro storico, in una stradina che c'è un edificio, un chiosco di giornali, un'edicola, e anche c'era l'ultima volta che negli anni 90 sono ritornato da quelle parti, sotto l'edificio proprio c'era ancora l'alimentare. Quindi te ti immagini se la stessa famiglia che continuava a avere l'alimentare. Non sono andato dentro perché chiaramente loro non si sarebbero ricordati di me. Mia madre faceva la spesa lì, in quell'alimentare dell'edificio, fino a che io ho vissuto in quell'edificio ai 2 anni e mezzo. Quindi che ritorno ai 28-29 anni dicendo, ai 30 anni, e sono io che mia madre mi portava qua. Mi ricordo che mi comprava i formaggini mio,
e c'erano tutte quelle caricature infantili, no? Susanna tutta panna, queste cose qua, l'olandesina dei detersivi. E allora, cioè, fino a 30 anni non ci sono stati grandi casini a Casalpaloco, forse a Roma centro sì, ma Ostia Lido forse era più problematica. Ma a Casalpaloco io non ne sapevo niente, anche perché io, come adesso, di casa uscivo poco o nulla, quindi ero tutto scuola e casa. Chiesa no, perché sono sempre stato ateo. Che non me ne voglia il nostro amico Matteo Montesi, però non per questioni ideologiche, perché non credo che possa esistere nulla dopo la morte. Venendo a noi, un altro ricordo che forse molti di voi non sapranno che cos'è. Io ne ho avuto tanti. Sono stati tutti una chiavica, ecco perché è meglio un cellulare. C'ho una caterva di cassette che non ve ne fate un'idea. Infatti, c'ho 3 corsi di idiomi in cassette che non posso più usare perché mi si è rotto uno stereo, mangia cassette, e quindi non posso più imparare il russo, il giapponese, l'esperanto, l'inglese. Però ecco, ai miei tempi, e questo l'ho comprato nella prima o seconda metà degli anni 90, ma ne ho avuti altri due come minimo, c'era il Walkman. Voi che avete 20 anni o meno, o forse che eravate piccoli, molto piccoli negli anni 90, non sapete che cacchio è. Ecco, i più buoni erano quelli della Sony, che duravano un po' di più. Questo invece Brock Sonic, che l'abbiamo regalato a mia madre a Miami, perché gli altri costavano una cifra, e infatti non so quanto tempo è durato. L'ho usato a palla, e poi ecco il Walkman, mangia cassette. La prossima volta vi farò vedere che cos'è una cassetta, che non è una cassetta della frutta, eh? Qua c'aveva parlanti dietro, stereo. L'inconveniente di questi sistemi, guarda, c'aveva addirittura l'equalizzatore grafico analogico, che tu spostavi le cosettine qua e cambiava i toni, no? L'equalizzatore analogico grafico, dice, però è analogico, non è digitale, è manuale. E sempre che ho avuto queste cose, alla fine o si mangiavano il nastro, zzz, o si incantava come questo, che in pratica non si sa che ha, perché funziona ma non funziona. Queste cose andavano avanti fino agli anni 90, forse sono andati avanti fino a che ci sono state le cassette, non so se quando le hanno ritirate dal commercio. 2010 credo che ancora si potevano comprare, soprattutto a basso costo, dei mangianastri, degli stereo con mangianastri, dei Walkman. Quanti ricordi che abbiamo, soprattutto come boom, lo tirerei in aria questa cosa qua. Però più che mai, ecco, mi spiace per Matteo Montesi, che gli hanno solato il cellulare, ma non se ne deve da pigliare, perché quello che gli hanno fatto a lui succede a Roma ogni giorno. Anzi, eppure è fortunato. Io negli anni 80 andavo a scuola, c'avevo degli amici e delle amiche napoletani. Mi hanno raccontato come al padre di uno, proprio nel centro di Napoli, anni 80, si era comprato il Air Mercedes nuovo, l'aveva pagato caro, era andato quel giorno direttamente dal concessionario all'assicuratore, no?
parcheggiato davanti, trovato parcheggio per miracolo, si siede di schiena alla strada, impegnati a fare il contratto. E il fatto che il contratto entra in vigenza non si sa quando, magari dopo un mese, no? E a pieno dopo un anno, dopo 6 mesi, dopo 4, perché hanno sempre delle clausole. Oh, ai 5 minuti neanche ha avuto il tempo di scrivere, di redigere tutto il contratto, che poi deve essere approvato dalla sede della concessionaria, no? Dell'assicuratrice. A quei tempi, negli anni 80, almeno in Italia non c'era internet, quindi doveva andare per posta, dovevano approvare il contratto, ci mettevano del tempo. Non è come oggi che ti fai online l'assicurazione e magari alle 48 ore, 48 ore è già valido. A quei tempi no. A quei tempi bisognava fare tutti i tramiti, magari l'assicuratrice stava a Torino, a Genova, fuori d'Italia, a Roma, o magari anche la burocrazia stava nella stessa Napoli, però chissà dove. Allora, 5 minuti di orologio neanche, e vede che la macchina se ne va, esce strillando: la mia macchina, la mia macchina, arrivederci. Non l'hanno più trovata, zero, sparita nel nulla. E mi sembra che l'assicuratrice non gli ha pagato, perché stavano firmando in quel momento il contratto. Sparita la macchina nel nulla. Quindi andai a Napoli con questo coso qua, che adesso cellulari come questo, addirittura il Samsung 2121 più economico e piccolino, sostituiscono nell'ascoltare con un gigabit di memoria, gigabyte. Con un gigabyte di memoria ti ascolti migliaia di canzoni, quando qua, con questo coso qua, quando vuoi aprire non si apre. Con un cassette massimo ascoltavi 120 minuti, però dovevi anche girarlo, perché non era 120 minuti per lato, erano 120 minuti in totale. 120 minuti, quante canzoni sono? Magari se un album era di 40 minuti, 40, 80, 120. Erano tre album che entravano dentro, se erano di 40 minuti ciascuno. Quindi, se tu ti facevi una duplicazione su nastro da 120, ti potevi in qualche modo cercare di mettere tre album, ed era molto, molta musica che si potevano fare delle compilation. Se avevi i due passacassette, una radio con due passacassette, tu avevi tante cassette, ma ti facevi delle compilation con cassette di 120 minuti che erano molto care, e ci mettevi un blend, un assortimento di tutte le tue canzoni preferite. E era considerato, lo consideravo, come lo consideravano tutti, l'ultima tecnologia, perché potevi avere in un cassette, a volte le canzoni durano 5 minuti. Quindi, soprattutto quelle moderne, perché la musica classica sono delle opere che durano 30, 40, 50, 60 minuti. Invece la musica pop 3, 4, 5 minuti, e la gente andava in giro con delle cartucciere, cioè con si mettevano, invece di avere delle cartucce da sparare, ci avevano delle cassette con tutte le compilation che loro si facevano, per esempio un po' di Pink Floyd, un po' di Eurythmics, un po' di Vasco Rossi, un po' di Guccini, un po' di Paganini, un po' di quello che gli andava, Pink Floyd, un po' di Righeira, che non si sentono più, e così c'avevi 10 cassette che erano un po' di tutto in 120 minuti magari. Oggi questo già è un pezzo da museo, che peraltro non mi funziona neanche, non posso ascoltare i miei corsi di idiomi, però sono rimasto molto sconcertato da quello che gli è dovuto capitare a Matteo Montesi nella mia città. Ma non mi è nuovo, perché io
vedo in internet che il crimine scende sempre di più nell'urbe. Adesso ho visto i risultati del ballottaggio delle amministrative del 19 giugno. Ieri ho fatto un video opinando al riguardo e ho visto che il sindaco di Roma, Raggi, è sempre più raggiante. Speriamo che possa fare qualcosa anche per la sicurezza, anzi per l'insicurezza che c'è e per la criminalità, perché io non ho visto molti candidati alle amministrative enfatizzare l'importanza della sicurezza nelle città. E il crimine sta dilagando. Non solo ci occorrono più telecamere, più pattuglie per le strade, più agenti formati, ma addirittura riparare le macchine che ci sono, dare benzina, dare armi, allenamento. Ma serve che quando la polizia non è corrotta e fa il suo dovere, arrestando i marioli, i delinquenti, gli stupratori, gli assassini, i violenti di genere, quelli che rubano i cellulari, come hanno fatto a Matteo Montesi e tutti gli altri, i giudici non se li lasciano scappare, perché altrimenti li beccano di qua e vanno di là, li beccano di là e rivengono di qua, li beccano di nuovo qua e li vanno di là, li beccano, escono, li beccano di qua, di là, di lì, vanno lì, dopo che sono venuti, andati e venuti da qua a lì, se ne vanno di là e li ribeccano di là e vanno di lì e rivengono qua e si fanno tutto il giro d'Italia, perché sanno che non abbiamo delle leggi dure che li castighino. In Russia hanno delle carceri di massima sicurezza. Se ti arrestano per la seconda volta per un crimine, io ho visto delle carceri in Siberia di massima sicurezza, non puoi scappare, perché da ogni ambiente che ti devi trasladare, dalla prigione alla saletta dove mangi, al cesso, devi chiamare sempre una guardia alle 24 ore del giorno e ti portano con le manette. E devi essere obbediente, sì signore, ti chiedono muoviti, ti dicono muoviti, tu sì signore, ti muovi e ti ammanettano in modo che devi camminare piegato, curvato, ti ammanettano gli stinchi, i polsi, e ti tengono anche legato le mani e i piedi con le catene. E quindi ti portano in questo modo in giro. Non hanno una mensa collettiva, ma mi sembra che mangiano addirittura in una specie di camera da pranzo nella propria cella, che è separata dall'uscita. Per cui ti ammanettano, ti mettono nella camera da pranzo e poi ti sciolgono perché tu possa mangiare in piena libertà. Ti danno mezz'ora per mangiare, poi ti ammanettano, ti portano in bagno. Pure quello pieno di recensioni. Il bagno non ha finestra, però si può vedere tutto quello che succede, perché ha camere di vigilanza. E l'unica finestra che c'è nelle celle è di 30 centimetri per 30 o 15 per 15, però ha una profondità di 1 o 2 metri e c'è un vetro blindato dentro e un vetro blindato fuori. Quindi non potresti mai uscire da quella finestra, perché non ci passi con le spalle, è troppo spesso il muro. D'altra parte, i muri sono così spessi nelle carceri siberiane non soltanto per questioni di non fare evadere i detenuti, ma anche per questione del tempo, del rigore, del clima. Se fossero meno spesse le pareti, morirebbero congelati e poi non ci sarebbe un risparmio energetico. Quindi sono delle carceri super isolate, super blindate, hanno i detenuti un'ora d'aria a settimana e fanno un'ora d'aria, poi stanno gli altri 6 giorni della settimana senza uscire un solo giorno dalla cella. Magari vanno, quando i parenti vanno a trovarli, gli amici,
vanno in una sala di udienze dove ci sono dei tavolini e delle sedie, ma li tengono sorvegliati, nel senso che gli appuntano sempre con un Kalashnikov con mirino laser. Appena accennano ad alzarsi e a correre via, gli sparano, quindi li ammazzano sul colpo quando hanno l'ora di visita al mese. Perché chi intenta evadere dalle carceri normali o chi si porta troppo male nelle carceri normali lo mettono nelle carceri di massimo isolamento. Non ci sono vie intermedie. Altro che il carcere per i mafiosi della legge 44, non so che, in Italia lì ci finiscono quasi tutti nelle carceri di massima sicurezza e ne costruiscono molte in Russia. Le carceri normali sono per reati minori, reati di opinione, tangenti, reati di colletto bianco, reati che non implicano crimini, reati amministrativi. Se fosse così in Italia, tutti i politici corrotti andrebbero nelle carceri normali russe, quelli collusi andrebbero nelle carceri di massima sicurezza. Beh, spero che il mio contributo di oggi vi sia piaciuto. Adesso, con tutti i ricordi che ho di Castelpaloco e che mai mi è successo nulla, delle ginestre, delle terrazze, che poi lo chiamavano il centro commerciale delle terrazze. E il cinema era le ginestre, se non mi sbaglio, non so se c'è ancora. Però il video va a venire troppo pesante, poi lo carico in 8 ore. Allora, tanti saluti a tutti i miei amici di Castelpaloco, Azza, le terrazze, Acilia, Dragona, Dragoncello, San Giorgio di Acilia, Ostia Lidio, Ostia Antica, Inferneto, Pratica di Mare. E un saluto a Matteo Montesi. Mi spiace per lui la disgrazia che ha dovuto soffrire giusto a Roma, la mia città. E non era tanto così quando ci vivevo io, negli anni 80, 70, 80, 90, anche se due furti li abbiamo sofferti. Appunto, uno, un borseggiamento da parte di Zingari nella metropolitana, quando andavo a rendere esami in una scuola del centro, esami di maturità. O mi sembra che era quando ho fatto i 4 anni in 1 di ragioneria. E poi un altro caso che gli hanno rotto a mia madre, che l'unica volta che ha voluto andare al mare in tanti anni che non andava, a Ostia Lido, lì dove nell'alimentare forno alimentare dove comprava anche Bud Spencer, i brutti ma buoni, i dolcetti rotondi con mandorle fuori a amarena dentro. Ma al di fuori di quello, per fortuna, a me personalmente non mi è mai successo nulla. Viaggiavo, andavo con il pullman, la metropolitana, andavo fino a Roma, la piramide, non mi è mai successo nulla. Adesso dicono che i disagi che ci sono nella capitale sono molto forti. Quindi mi raccomando, riprenditi Matteo Montesi e un saluto a tutte e tutti voi. Adesso veramente, se no, ho sparlocchiato un mucchio e poi magari il video lo carico in 48 ore. Ho una banda larga di 6 megabit e un computer che c'ha 5 quasi 6 anni, perché è del 2010, febbraio 2010, e quindi c'ha 6 anni e qualche mese, ed è sempre più lento. Poi adesso c'ho dei problemi con la placca video, quindi mi scuso per il formato del video e vado a caricarlo. Ciao, ci vediamo, a presto.